Dice YouTube, Peppino Tacce. Allora, continuiamo ragazzi, andiamo in Giappone. Ho inviato l'intercooler nuovo. Queste gare per Peppino saranno veramente toste. Però sicuramente Pepino le ultime gare le deve affrontare in maniera pacata. Gli ha fatto comunque una buona stagione anche con Red Bull. E comunque gli ultimi giri a Singapore, ragazzi, abbiamo fatto bene. Giro veloce, giro veloce. Quindi importante. I due giri veloci. Secondo me Pepino in Giappone può andare forte. Può andare forte con questa Red Bull. Allora, già andiamoci a fare la qualifica. Può andare molto forte perché comunque Singapore è una pista che gli può, si può riscattare. Anche se è una pista molto difficile, ma molto. Nuvolo. Occhio a Pepino, ragazzi, nel Giappone. Pepino nel Giappone può vincere. E con intercooler nuovo. L'ultimo settore lungo a giro veloce subito Zhou che è cinese Bottas Ah, primo settore comunque fucsia. Ah. Ero sul fucsia, ragazzi.
Ricciardo III, mamma mia. Peppino ha sbagliato già nel culo. È molto veloce comunque. Molto veloce vicino. Il serbatoio è praticamente vuoto, c'è carburante per meno di un giro. È molto veloce, ragazzi, molto veloce. Nel culo. Secondo. Terzo, quarto, sì, quarto, va bene. Addirittura Max, sesto, Daniel undicesimo. Buono. Il problema è le due Mercedes stanno andando veramente forte. Valtteri 14esimo, buono. Sì, Pepino potrebbe tornare in Alfa Romeo eventualmente. Potrebbe ritornare lì. Avrebbe la Mercedes. Avrebbe la Mercedes. Qua Pepino vuole pole, ragazzi. Tagliare Max Verstappen. Chiede scusa, Max. Parla Leclerc sul 30. Trentuno, buono. La tenuta, ma
qua Pepino mi sa che fa pole position, eh? La Red Bull rinata. Però se il pilota fa queste... Ci resta abbastanza carburante per un solo giro. In questo momento, ragazzi, è inferiore a Red Bull. Mannaggia, ho sbagliato lì nell'ultima parte. Comunque un Pepino Audace che vola tranquillamente in Q3. Non so, però rischia. Però rischia. Rischia, ragazzi. Sta per l'undicesimo. Settimo. Stappa in terzo. 29. Più o meno comunque sul 30. In questo momento Hamilton è su un altro pianeta. Però Pepino Lanieri nel Q3 può andare molto forte nel Q3. Pepino può andare molto, ma molto, molto, molto forte nel Q3. Vuole la pole, Pepino Audace, vuole la pole. Cioè, la macchina la sento molto bene. Come entra con prepotenza nelle curve. Norris giro veloce su McLaren. T9, buono, secondo. Q2 e Q3 secondo me da migliorare.
questo momento Mercedes è imbattibile. In questo momento Mercedes è imbattibile, ma non di tantissimo. Comunque Pepino secondo, buono. Concluse le qualifiche, rivediamo le terzo. Prime tre posizioni attuali. Hamilton e Ricci. Le qualifiche si chiudono qui, ma il bello... Terzo, ci sta, nel senso che... Ci sta perché... Allora, andiamoci a fare questi 13 giri. Però buon pepino audace perché è rinato in Giappone. E può, secondo me, giocarsela con di nuovo Mercedes. Visto l'ultima gara, ragazzi, è andato malissimo. È andato malissimo, ma arriva comunque decimo, nono, se non faceva il cambio gomme. E in più ha cambiato l'ala perché sennò... Prima di iniziare, rivediamo le posizioni sulla griglia di partenza. Sarà George Russell a guidare lo schieramento partendo... Russell dalla... Hamilton. Hamilton completa la prima fila. E ora vediamo il resto della griglia. Ricci, Verstappen, Sainz, Oscar Piastri, Leclerc, Norris, Fernando Alonso, Zhou. Fernando, per cui sarà difficile. Nono. Fernando. Ci gareggerai sulla pista di casa del fornitore del motore. Vero, Honda. Stiamo monitorando l'usura dell'unità a combustione interna. Comincerai a vedere una perdita di potenza. Ho perso tantissimo, ragazzi, non ho perso tantissimo. Hamilton arriva. Comunque le Mercedes sono diventate imbattibili. Diventate imbattibili le Mercedes! Sono diventate toste le Mercedes!
che Pepino sta sbagliando anche tanto, però sicuramente Mercedes in questo momento è più veloce di McLaren, più veloce di McLaren in questo momento, più veloce di Red Bull, più veloce di McLaren. Tornata la Mercedes, ragazzi, è tornata. Accontentare la terza posizione, Pepino. Che non è male, che non è male. Da questo giro potrai usare il DRS. Ricorda però che è consentito solo nelle zone DRS e quando sei a meno di un secondo dall'auto davanti a te. C'ho Sainz aggressivo dietro. Una Red Bull in calo, ragazzi, una Red Bull in calo. Guardate quanto è veloce Mercedes. Piastri, e Piastri passa. E Pino non combatte neanche più con Mercedes. Oh, strapotere proprio fisico. Verstappen quinto però. Ma infatti ero la più veloce della Red Bull, quindi anche Max è in difficoltà. Trentasei. Il distacco dal tuo compagno di squadra è 2,1 secondi.
Box, rientriamo in questo giro. Andiamo con le hard, ragazzi. Dalla vettura davanti di 9,4 secondi. Ha imboccato la corsia dei box proprio in questo momento. Sosta per Hamilton. Vai, vai ora. Ottima 2-2, buono. Sembra una sosta ok, non ci dispiace. Bene così. Hamilton sta già uscendo a pit lane. Spingere subito, cerca di portare le gomme a temperatura. Mercedes gioca con le soft. Ma attenzione perché dovrebbero finire prima. È rientrato ai box, Max ai box. Otto giri. Russell con le hard. Secondi.
32, buono. GG ragazzi, comunque sto momento Mercedes imprendibile. Abbiamo carburante a sufficienza per altri 5 giri. Il finale è anche più forte di Red Bull, assurdo. Comunque Pepino sta un po' in fucsia nel finale. È stato il più veloce in pista. Secondi ragazzi, perché le Mercedes volano. Hamilton, Giorgio. Trentuno. Va bene. Hamilton in testa, mamma mia. Tornato Lewis Hamilton, ragazzi. Undicesimo di 13. Distacco dall'auto davanti, 13,3 secondi.
Hamilton e Verstappen. E lotta pure con Max. E pure lotta con lui. Pepino ha finito le gomme, ragazzi. Fuori dal podio. Comunque gran gara di Pepino Audace. Due Ferrari dietro. Abbiamo carburante a sufficienza per altri due giri. Stato più veloce in qualifica, però... Ultimo giro di gara, ultimo giro. Purtroppo deve arrivare quarto. Potrebbe essere una gara per Pepino dove si poteva riscattare. E così non è stato. Mamma mia, è male gli ultimi giri. Ok, il distacco è 2,5 secondi. Pepino in difficoltà, Ultimo giro. Poteva secondo me arrivare sul podio, Poteva arrivare sul podio, però... Vince Hamilton. Troppo forte. Tornato Lewis Hamilton, ragazzi. Tornato il 7 volte campione del mondo. È la fine del... Ci vediamo nel parco chiuso. Pepino quarto. Pepino quarto, purtroppo... È arrabbiato perché voleva arrivare sul podio. Prova della Mercedes che oggi conquista un'altra vittoria storica. Dopo un gran premio corso da protagonista 1-2 Mercedes, poi 1-2 Red Bull. Diamo un'occhiata alla classifica piloti. Non è stato il weekend migliore per il leader del campionato che vede ridurre il proprio vantaggio in vetta. Dopo attenzione, 35 punti. Chi ha guidato meglio oggi? Beh, senza dubbio Lewis Hamilton. È stato veloce e determinato. Cioè Max rischia con un super Lewis Hamilton, Diciotto. C'è il Qatar. Grazie per averci aiutato. C'è il Qatar. Arto si congratula. Quarto, ragazzi, è buono.
Manca Qatar, USA, Messico, Brasile, Vegas e UAE. Allora, ragazzi, finiamo questo episodio. Bella a tutti e pinotaci.